Ci troviamo davanti a un esempio di impianto di cogenerazione di taglia 100 kW. Questa soluzione è particolarmente interessante per il nuovo mercato del biogas che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013. La nuova normativa infatti agevola l'installazione di questa tipologia di impianto che non richiede iscrizione al registro e utilizza prevalentemente biogas prodotto da sottoprodotti sia di tipo zootecnico sia di altro tipo, permettendo una tariffa agevolata al cliente. Questo prodotto è già pronto per essere montato a valle di un impianto di fermentazione anaerobica, ha delle caratteristiche particolari che ora vado ad elencare. Per cui a fianco di un motore da 100 kW performante abbiamo a disposizione già un recupero fumi dei gas di scarico che integrato all'acqua calda recuperata dal blocco motore permette il pieno utilizzo dell'energia termica disponibile. Questo anche in conformità con dei premi compatibili con questa tipologia di impianti nel caso di utilizzo totale del calore. La macchina monta già una sorta di collettore che permette l'utilizzo dell'intera energia termica sia per il riscaldamento dei fermentatori previsti nell'impianto che per eventuali altri utilizzi studiati dal cliente, ottimizzando così il pieno rendimento della macchina e accedendo alla piena incentivazione. Il prodotto è disponibile anche con un serbatoio aggiuntivo di cambio olio. Questa inserzione risulta molto interessante perché permette di circa raddoppiare la coppa di contenimento dell'olio motore e quindi raddoppiare i tempi prima della fermata prevista durante le manutenzioni ordinarie della macchina. Tutto il sistema di trattamento del biogas è integrato a bordo, quindi abbiamo all'interno della macchina una soffiante che permette di comprimere il gas proveniente dall'impianto di fermentazione anaerobica. Sul lato esterno possiamo vedere uno scambiatore a fascio tubiero dove attraverso acqua fredda andremo a deumidificare e raffreddare il biogas. Sempre all'interno abbiamo poi in dotazione altre caratteristiche particolari, per cui un semplice sistema di filtrazione dell'aria proveniente dall'esterno, per cui con una semplice sostituzione dei filtri possiamo mantenere sempre adatta l'aria di miscela aspirata dal motore. Abbiamo un sistema di espulsione attraverso una cuffia montata sul tetto del motore che viene semplicemente integrata al momento della posa della macchina nel cantiere di destinazione. La particolarità di questa installazione è che la macchina, ripeto, un prodotto industriale di alta efficienza, arriva pronto e collaudato dal cliente. Con due semplici operazioni attraverso tubi flessibili collegati con sistema plug and play, dobbiamo solo aggiungere alla macchina, inserire alla macchina il chiller utilizzato per il raffreddamento del biogas e il sistema di dissipazione che vengono posati al fianco della macchina. La macchina poi, attraverso un quadro elettrico di controllo e comando inserito in un locale adiacente, sempre all'interno del container, può essere pronta direttamente per l'avvio, già precollaudata all'interno degli stabilimenti produttivi dell'azienda che la produce. È stato montato inoltre un sistema con PLC che permette la visualizzazione di tutti i parametri dell'impianto per permettere il controllo in supervisione dei tecnici specializzati che seguono durante la fase di service. La macchina è studiata anche per agevolare il service eseguito direttamente dall'utente finale. Infatti, questa macchina di semplice mantenimento verrà totalmente seguita nell'azienda agricola dall'agricoltore che verrà formato adeguatamente per fare tutte quelle che sono le operazioni di base per una buona conduzione. Logicamente gli interventi di manutenzione straordinaria e imprevedibile verranno seguiti dall'agricoltore
del service specializzato della casa produttrice, che offrirà in parallelo sempre un servizio di assistenza in remoto per permettere di operare a fianco dell'operatore e garantire le massime performance. Qualche altra caratteristica è il sistema di espulsione dei fumi di scarico totalmente inserito all'interno del containers. A differenza degli impianti di cogenerazione classica, questo container ospita all'interno la marmitta silenziatrice e il convertitore catalitico, in maniera tale che la macchina possa arrivare già completamente integrata e costruita al cantiere di destinazione e possa già essere pronta ad esercire senza particolari manovre di assemblaggio.